Calabria, una terra ricca di arte, di storia, di cultura, di tradizioni, di enogastronomia, una terra che in parte, ma solo in parte, voi potrete apprezzare in queste giornate all'interno del nostro stand. Una regione, la Calabria, che ospita presso il Museo Nazionale di Reggio Calabria un patrimonio inestimabile che è dato dai bronzi di Riace, due statue scultoree risalenti al V secolo avanti Cristo e rinvenute 50 anni fa. E proprio in tema di modernità, da questo cubo stage realizzato in collaborazione con la Calabria Film Commission insieme al presidente Occhiuto e al presidente Grande. Sono molto orgoglioso e felice di essere proprio il commissario straordinario della Calabria Film Commission in un anno importante, che è il 2022, proprio che ricorre il 50° anniversario della scoperta dei bronzi di Riace, queste opere di straordinaria bellezza che ci hanno fatto conoscere in tutto il mondo per cultura e per bellezza. È nato attraverso, insomma, questi bronzi sono un po' dei nostri testimoni, sono un po' il nostro fiore all'occhiello dell'arte, della cultura, della bellezza della Calabria. Sono veramente molto felice e entusiasta di questo grande progetto, di essere stata scelta dalla Calabria Straordinaria per queste tante iniziative che faremo, perché non sarà solo questo cortometraggio che avete visto, che secondo me è bellissimo, dove parla della nostra Calabria, dove racchiude veramente i posti più belli e tutto quello che abbiamo vissuto, non solo chi è calabrese, anche chi non lo è. Io da calabrese ancora di più.